Punto numero 4. Esercizio 2021, variazione al bilancio di previsione 2021-2023 per l'applicazione quota accantonata a titolo di fondo contenzioso nel risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020, articolo 175,2 e 3, lettera C, decreto legislativo 267-2000. È sempre questo, è sempre è una Dante. Oggi è automatica delle, dei punti 2 e 3. Allora, questo qua è un adempimento conseguente ai primi due adempimenti. Ovviamente, dopo aver proceduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quindi dopo aver stornato un fondo, praticamente un accantonamento, il Comune deve provvedere ad applicare al bilancio di previsione per il 2021 queste deliberazioni. Quindi, richiamata la delibera del commissario straordinario, la numero 3 del 4/8/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2020, preso atto che, come individuato nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2020, il risultato di amministrazione risulta così composto come la scheda allegato, riscossione, fondo di cassa 1.363, riscossioni dei residui 962.000, riscossione di competenza 4.754, totale 5.007. Pagamenti 5.004.000, di cui 1.000.000 di residui e il resto di competenza, si arriva al saldo di cassa di 1.671.000 al 31 dicembre, il fondo di cassa quindi al 31 dicembre è dello stesso importo, i residui attivi di competenza sono 1.124.523 euro, i residui attivi dagli esercizi precedenti sono 1.727.000 per un totale di 2.851.000 euro, residui passivi 2.935.000 euro, di cui 1.800.000 dagli esercizi precedenti e 1.070.000 euro per la gestione di competenza, il fondo pluriennale vincolato per le spese correnti è di 16.719 euro. Il risultato di amministrazione quindi è di 1.571.726. Poi ci sono fondo crediti di dubbia esazione 1.159.000, fondo anticipazione liquidità 1.079.000, fondo contenzioso che è quello sul quale noi andiamo ad intervenire sono 40.000 euro e altri accantonamenti 8.700 euro. Quindi il totale della parte accantonata, non vincolata, sono 2.288.277 euro. Per quanto riguarda la parte vincolata, il totale sono 309.000 euro, di cui vincoli derivanti da legge e dai principi contabili, vincoli derivanti da trasferimenti, vincoli derivanti da contrazione di mutui sono circa 130.000 e 138.000 i primi due. Per quanto riguarda la contrazione di mutui ci sono 40.000 euro vincolati per contrazione mutui. Il totale della parte disponibile sono 1.025.000 euro, di cui il disavanzo deve essere utilizzato. Comunque, richiamato il principio contabile applicato al decreto legislativo numero 118 del 2011, il quale individua la costituzione delle quote vincolate accantonate destinate al risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi, visto l'articolo 175,3 lettera C che attribuisce all'organo consiliare la competenza in materia di variazione al bilancio di previsione consistenti nell'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono state previste, rilevato che nel prospetto riassuntivo delle risultanze finali del rendiconto 2020 risultano accantonati 40.000 euro per fondo contenzioso, visto l'articolo 1,897 della legge 145-2018 in materia di utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo, precisato che la quota accantonata del risultato di amministrazione 2020 da applicare al bilancio di previsione 2021 pari ad euro 40.000 inferiore all'importo del disavanzo da recuperare iscritto nell'esercizio 2021 pari ad euro 273.629, dato atto che con delibere di consiglio comunale sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio rivenienti da sentenze esecutive finanziati per euro 40.000 con applicazione al bilancio 2021 della quota accantonata del risultato di amministrazione 2020 a titolo di fondo contenzioso, ritenuto necessario procedere all'applicazione del bilancio dell'esercizio 2021 del fondo contenzioso per l'importo di euro 40.000 accantonato nel risultato dell'amministrazione 2020 per la liquidazione delle spese contenzioso di cui alle delibere sono richiamate. Dato atto che il bilancio di previsione dell'esercizio in corso è stata già applicata la quota di euro 7.722 accantonata nell'avanzo per la liquidazione indennità di fine mandato del sindaco, dato atto del permanere degli equilibri di bilancio,
Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'articolo 153 del 267-2000, ritenuto di provvedere in merito, visti il parere favorevole dell'organo di revisione ovviamente che è stato rilasciato, ritenuto di provvedere in merito il decreto legislativo 267-2000, il decreto legislativo 118-2011, l'articolo 1,897 della legge di bilancio 2019, lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità, si propone al Consiglio Comunale di deliberare che di applicare al bilancio di previsione dell'esercizio 2021, ai sensi dell'articolo 187,2 del decreto legislativo 267-2000, la quota accantonata nel risultato di amministrazione risultante dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020, come di seguito specificato, in sostanza il fondo contenzioso, cioè stornare questi 40.000 euro accantonati nell'esercizio finanziario precedente al bilancio di previsione 2021 e di apportare quindi al bilancio di previsione la variazione di competenze di cassa ai sensi degli articoli 175 analiticamente di seguito indicati. Applicazione avanzo 2020, quota accantonata fondo contenzioso, si accende questo conto qui, praticamente 40.000 euro variazioni maggiore variazione, scusate, per l'esercizio 2021 e c'è ovviamente lo storno poi del onere del contenzioso che sono sempre 40.000 euro del bilancio precedente. Diamo atto di permanere gli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile, ovviamente gli equilibri finanziari non cambiano, è semplicemente una variazione del bilancio di previsione e quindi io chiedo a nome del mio gruppo, a nome del gruppo di maggioranza, al Consiglio Comunale di votare a favore di questa variazione di bilancio come ho fin qui esposto. Spero di non essere stato troppo veloce nel leggere, va bene, erano tante cose da leggere. Mettiamo le voti favorevoli. Contrari. Andiamo per la immediata esibilità. Punto numero 5, nomina commissione tecnica.